Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con Vimi. Quest'oggi giocheremo insieme a Call of the Sea, un gioco di avventura e mistero ambientato in un'isola tropicale degli anni 30. Vestiremo i panni di Nora, una donna in cerca del marito scomparso da tempo. Dovremo quindi esplorare l'isola, risolvere enigmi e trovare indizi per scoprire cosa è successo al marito di Nora. Siete pronti quindi a unirvi a noi in questa emozionante avventura? Senza altro indugio, partiamo all'avventura! Bene, direi di buttarci a capofitto in questa piccola avventura piena di segreti ed enigmi e sperare che la nostra protagonista riesca a raggiungere il suo obiettivo, ovvero trovare il marito scomparso. Io vi chiederei per favore di iscrivervi al canale e mettermi almeno qualche mi piace per farmi capire che l'esperienza vi potrà piacere o vi sarà piaciuta. Vorrei tanto che questo grafico che apparirà proprio qui cambiasse un pochino e quella barretta degli iscritti fosse un pochino più lunga rispetto a quella sopra. E bando alle ciance, partiamo per questa avventura. Che cosa è stato? Cos'erano quelle voci? Un cimelio di famiglia. Siamo in un acquario? Siamo già nel gioco e siamo in fondo al mare, che sono diventata Ariel. In fondo al mar, in fondo al mar ci sono anche le alghe, i coralli forse. Va bene, vediamo cosa che devo fare. Posso sto nuotando. Posso nuotare? Ok, provo a muovermi. Ok, nuoto. Ok, non sono una sirena. Oh, sembra di nuotare per davvero, credo. Ok. Where am I? Dove sono? Intanto sei in fondo al mare e stai entrando in una grotta. Stiamo per andare da Ursula? Non si sa. Carino però. I know this place. I've been here before. Conosco questo posto. Una porta. È diventato Alice adesso. Posso aprirla? È solo una porta. C'è anche l'orologio! E un'altra porta qua!
Ok. Con la scacchiera. Facciamo una partita. Qualcuno ha mu mosso quel pedone. Facciamo una partita. No? Lanterna. Oh, delle scale. Stairs. I'm climbing these stairs again. Sto salendo queste scale di nuovo. Ok. Aiuto. Devo uscire, le voci mi chiamano. Stanno chiamando. Le voci mi chiamano. Non è un buon segno. My old music box. Il It's mio vecchio working. carillon. I have to fix my old music box. I have to get it. I have to. Those Sogno. horrible dreams again. Incubo. I've had them repeatedly ever since my mother died and left me that music box in her will. Harry Ok. always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever. Pardon me, madam, but the island is in sight. We'll be lowering the boat in just a minute. Oh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. All right, Ok. time to gather my things. Va bene. È stato tutto un incubo. Anche perché era strano che potesse respirare sott'acqua senza tanti problemi. Non si capiva. Allora. Bene, siamo nel gioco. Quante valigie? I think I've overpacked. Penso di aver portato troppi bagagli. È un gioco di enigmi e puzzle, quindi immagino che devo guardarmi intorno, capire cosa devo fare. Ok, intanto. It's a relief that I don't need it to walk anymore. Oh, doveva camminare con il bastone. Guanti? Cover up my hands before I leave the cabin. I wouldn't want anyone thinking I'm a circus freak. Che cosa ti è successo alle mani? Una malattia? Ha I detto che ho received a avuto una mysterious malattia. package at my house. I stored all its contents in my locked suitcase. Uno strano pacco. La lente. Una mela! Qua. Diario. Ah, the amazing adventures of Nora Everhart, art teacher. Oh, insegnante d'arte. Tab per aprire. Così. Ok. Oh, bene. Questo forse sarà utile per appuntare le varie cose che troverò, scoverò. Registro. Oh, c'è molto da leggere.
6 luglio 1934. È trascorso un mese da quando ho ricevuto l'ultima lettera di Harry. È stata spedita da San Francisco e diceva che la cura per la mia malattia poteva trovarsi nell'Oceano Pacifico. Spero che il suo silenzio sia dovuto solo ai ritardi del servizio postale. 14 luglio 1934. La scorsa notte ho fatto un altro dei miei sogni vividi, ma questa volta era diverso. Vedevo una strana isola profilarsi in lontananza. Nel cuore dell'isola sorgeva un enorme obelisco di pietra di fronte a una montagna avvolta dalla nebbia. 16 settembre. Continuo a svegliarmi nel cuore della notte, dopo aver fatto strani sogni. Ancora nessuna notizia di Harry e sono passati già 3 mesi. Urca. Dannata malattia. Mio marito è scomparso e riesco appena a camminare per pochi minuti prima di ritrovarmi senza forze. 10 ottobre 1934. Una frase misteriosa scritta su una foto di mio marito. Un antico reperto in pietra che somiglia a un pugnale. Una chiave di ottone su cui sono incise le lettere C e W. Erano all'interno del pacco che ho ricevuto ieri, spedito da Tahiti, nessun mittente. Trovalo, 74 miglia a est di Otaheite. Dopo aver sfogliato libri di storia e geografia, ho scoperto che Otaheite è l'antico nome di Tahiti, lo stesso luogo da cui proviene il pacco. Che significa? A ogni modo ho deciso. Anche se mi sento ancora frastornata, devo mettercela tutta. Non sarà facile, ma troverò mio marito a qualunque costo, anche se dovessi arrivare in capo al mondo. Ci sta? 14 ottobre. Seguendo le tracce di Harry, ho preso un treno per San Francisco. Al Madison Building ho scoperto che il 25 maggio Harry ha comprato 6 biglietti per Tahiti sulla SS Carmel, Tahiti di nuovo. Per la cronaca, non so se sia merito dell'aria fresca o della brezza marina, ma mi sento molto meglio. Oh, bene, si sta riprendendo. 19 ottobre, per prima cosa raggiungerò Tahiti con un transatlantico. Se dovessi trovare lì Harry, dovrò cercare una barca che mi porti a qualunque cosa ci sia a 74 miglia nautiche a est di Tahiti. Non sarà semplice, né economico, ovvio. 23 ottobre 1934, il mare mi è mancato così tanto da quando io e Harry ci siamo trasferiti a Denver. Mi piace starmene sul ponte e guardare la luna riflettersi sull'acqua. Mi fa stare bene. Che bella immagine. Ok, 1 novembre. Sono finalmente arrivata a Tahiti. Trovare informazioni sulla spedizione di Harry si sta rivelando molto difficile. Credo di aver vagato e chiesto per tutta Papite, ma nessuno sembra saperne nulla. Riguardo a quel luogo a 74 miglia a est di Tahiti, qualcuno mi ha parlato di un'isola, ma senza aggiungere altro. È come se credessero che quel posto è maledetto. Ecco, ti pareva? Ho incontrato un marinaio inglese, il capitano Hodgson. Scusate se alcune cose le pronuncio male come al solito. Sono mie lacune. Conosceva alcuni uomini della Lady Shannon, una baleniera che pare abbia portato una spedizione americana su un'isola a est di Tahiti. Hudson dice che sono passati mesi dall'ultima volta che ha visto la Lady Shannon e il suo equipaggio. Come ogni marinaio, il capitano è superstizioso. Mi credete un pazzo? Non rischierò le vite dei miei uomini per raggiungere quell'isola maledetta, ha detto. 4 novembre, dopo averlo implorato per 3 giorni, ho convinto il capitano a portarmi nei pressi dell'isola. Non voglio i vostri soldi, signora. Sarà sufficiente che poi mi lasciate in pace. Penso abbia un cuore d'oro sotto la facciata dal vecchio marinaio burbero. E questo sarebbe l'equipaggio del capitano? E lui il capitano, immagino. Ha proprio la faccia da marinaio burbero. Luce. Ok.
vediamo questa valigia. Oh my, I have the worst memory. I forgot the combination again. Thank goodness I always bring my journal with me to write things down. Oh, bene, iniziamo con il primo enigma. Dobbiamo aprire questa valigia. Qual sai il codice? Così si usa. Ok, indietro. Devo trovare il codice. E meno male che hai il tuo diario. Vediamo. No, 506. No, ricorda questo numero. Meno male che ce l'hai scritto. Meno male, 506. Semplice per ora. Allora, devo fare 5 e 6. Apriti sesamo. Lo 0 e 0. Così. All right, now it's open. Ok. La prima cosa è semplice in tutti i giochi. Ok. Questo è Harry. Harry Everhart. My husband, my partner, and my dear old pal. Ok. Alcuni elementi nascondono delle informazioni. Ruotali per scoprirle. Trovalo. Ok, vediamo un po' di ruotarlo. Trovalo. A brass key with the letters CW engraved on it. And some enigmatic instructions. Ok, prendila. Così, prendi. Questo cos'è? This strange and sharp relic came in the package I received at home. In effetti. Sembra un pugnale, ma molto antico e consumato. O che sia una chiave di qualcosa. Sai, in questi giochi. Che prendilo. E I saw this island in one of my unsettling dreams. I drew it as soon as I woke up. Oh! Vediamo se c'è qualcosa. È solo il disegno. Prendilo. Ti metti il golfino? No. Preso tutto? We're all set, madam. The motor boat is ready. Ok. Arrivo. Volevo prepararmi. What was I thinking when I brought all these dresses on this trip? Magari se fai una festa così sei già a posto. E questo non è da aprire, solo da guardare. Posto? Sto? I'd always dreamed of traveling. I was not the same without you, Harry. Oh. Everhart. Everhart. Devi prenderlo? Ok. È solo il biglietto. Possiamo andare? Ma ti sei cambiata? Ok, Nora. From here on out, you're on your own. Un cimelio di famiglia. Lower the motorboat. Be careful with Mrs. Everhart's equipment, lads. We'll be back to pick you up in 3 days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in 3 days then. But please be careful on that island. You know what the legends say about it. I'll take care. Thank you, Captain Hudson. Ok, capitolo 1. 74 miglia est di Otaite. Come le Tahiti. In the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. Wow. You left a year ago to search for a cure for my affliction. Your letters kept me close to you, but suddenly they stopped coming. What happened, Opal? What did you find? Whatever it was, it led you to hire a crew and set sail from San Francisco to Tahiti. And from there, to this place. An island in the middle of the Pacific that the locals
locals refuse to even name. Wow. Everything is familiar. So familiar. Mm. As impossible as that may sound. Is this the island I dreamed about? This can't be a coincidence. È proprio come l'ha disegnata. È ancora più bello che dal trailer. No? Guarda che colori. Che panorama. Che verde, che acqua. Le ombre. C'è pure l'arcobaleno. Chissà quali pericoli si potranno nascondere. Protected with stakes to keep anybody from entering. Why? Ti pareva. Cerchiamo di non fracare. Eccoci arrivati. Speriamo che tutto vada per il meglio. Okay, Harry. Let's see if I can find any trace of you around here. Intanto godiamoci anche la bellezza di quest'isola. Non è che magari potesse... Oh, i pesciolini! Oh, qui c'è qualcosa. E c'è già qualcosa qua. Una specie di tenda. A tent. So somebody was on this island recently. Magari sono dei balenieri che avevano detto quando chiedeva informazioni. Un flauto. That's a vivo. A flute that the Polynesians play with their nose. I won't be playing that. Ah, lo suonano con il naso. Bene. No, non proviamolo allora. Sembra la barca di Vaiana. A miniature va'a, a Polynesian outrigger canoe. Beautifully crafted too. E mi parte nella testa la musica di Oceania. Ecco. Una grotta. E già andiamo a finire nei pericoli. No. Magari c'è l'orso balosso qui nella grotta e ci mangia. Dove sto andando? Dove sono? Oh, cos'è quello? Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. It might come in handy. Interessante. Tu non puoi saltare. Ovviamente non si va più avanti di così. Ok. Torniamo indietro. Salve. These wooden figures are called Unu. This seems to be telling a story. Unu. Raccontano le storie. Allora, tipo gli alieni che cadono dal cielo e invadono l'isola. Ho tantissima fantasia. Ok, vediamo di qua cosa c'è. Vediamo un pochino di qui che cosa c'è. Looks like it opens from the other side. Riesci a... ad aprirlo? No, non c'è niente con cui interagire. E qui?
non c'è nulla. Ok, ci godiamo il giro per capire. It may look peaceful, but clearly somebody wants to keep outsiders off this island. Mm-hmm. Qualcuno vuole tenere lontano i visitatori. Forse perché è veramente piena di pericoli. E tu sei qui che non hai neanche un bastoncino con cui difenderti. A meno che non usare il pugnale che ti è arrivato. Tante tavole. Tantissime tavole. Forse la gente del posto venera un mostro, o un dio un po' come in Oceania, no? Sai, ci sono tanti mostri. Oh, cos'è? This box. CW. Those are the initials on the brass key. It opens it. So whoever sent me this key was here. Oh. Questo simbolo era era in una delle tavole. Era di qua. Aspetta. Qua. Eccolo qua. Questo. Well, look what's hidden here. Tipo un bottone. From what I've read, the Polynesians don't need doors. So why build such a big one? Non usano forse. Oh! Questo tamburo? Questo sembra una specie di tamburo. Oh! Capito? Semplice. Tira la leva! Ok. E tira la leva numero 2. Well, that did something. It works. Funziona. Si è aperto.